Annunzio vobis gaudium magnum, habemus episcopum. Dopo mesi di attesa, un totovescovo che aveva tirato fuori i nomi più impensabili ed una pia devozione dell'arcivescovo Nosiglia, che ha atteso paziente il suo successore, è arrivata in questi giorni la nomina da parte del Santo Padre Francesco del nuovo arcivescovo metropolita di Torino e vescovo di Susa. Don Roberto Repole, teologo e professore, è lui il designato dal pontefice a reggere una delle diocesi più grandi d'Italia. Torinese di origine di fatto, Don Roberto Repole è nato nel capoluogo il 29 gennaio del 67 ed è stato ordinato nella diocesi torinese il 13 giugno del 92. È docente di teologia sistematica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale della sezione di Torino. Non sarà un incarico facile quello che andrà a svolgere Don Repole, che vede questa nomina come opera della fantasia e dell'estro dello spirito. Per capire che chiesa si troverà a reggere al momento del suo insediamento, che sarà postumo la sua ordinazione episcopale, abbiamo raccolto il parere del nostro vescovo di Biella, Monsignor Roberto Farinella. La realtà della chiesa torinese è una realtà molto variegata, molto, molto complessa, tanto una chiesa che ha sempre avuto una grande attenzione ai poveri, alle trasformazioni anche sociali della città e del grosso l'indotto della grossa provincia metropolitana della città. È una chiesa anche molto vivace, perché non dobbiamo dimenticare che solo Torino, la diocesi di Torino, è quasi metà di tutto il Piemonte, anche una grossa tradizione culturale. Una grande tradizione politica, e quello che penso è che nella persona del nuovo arcivescovo, essendo uomo anche di cultura, uomo di grande profondità, di spessore teologico, certamente sarà capace di avviare, di continuare quel bel dialogo tra la Chiesa e la realtà sociale, intellettuale, culturale di Torino e del torinese.